Buonasera dal Festival di Sanremo, 65esima edizione, con noi Alessandro Ponte dell'Insulto. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti voi. E siamo qui al Festival con un'occasione internazionale, allora volevamo un commento a caldo dal nostro Alessandro Ponte. Cosa ne pensi del Festival di Sanremo? Sono molto contento di stare qui al Festival di Sanremo, anche perché c'è stato questo ritorno di Albano e Romina Power, che sono ritornati nel palco dell'Ariston dopo tantissimi anni, e c'era anche molta curiosità come stesse vestita Romina Power, questa curiosità che alla fine dell'esibizione c'era questo bacio tra Albano e Romina, c'era tutta la foto. Io sto qua per il libro. Allora spieghiamo che cosa sta a fare qui Alessandro Poli, c'è la foto. Il libro si chiama Ma che c'è la foto, la spelle che è, e quindi tanta gente è nuova dall'altro, che tanto sono mai che si vede, di doppia coppia, quindi è la volta che mi vedi subito. Quindi per la prima volta abbiamo sentito piede loro sul palco, io in giro che stiamo già che c'è a promozionare questo libro, vediamo, a Cattadavina. Cosa importante, però sta qua insieme anche al calendario della Fondazione Melanoma, che è solo ma l'ho scelto che il tumore della pelle, fate prevenzione, che è importante, questi sono i progetti che la RAI ha fatto importante, capito? Il mio libro è allineato a questo calendario della Fondazione Melanoma, che vede i protagonisti Gian Rossi, Mariano Bruno e io. Fate la prevenzione, se avete un neo, qualsiasi cosa dovete controllare, non fatene la abbronza, è una cosa. Diventate come James. Ti vanno in coma, che sono poi nera, nera, insomma, nera, 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 può ammazzare, nera, diceva James, feci di lampo, feci di struzzo, così avrebbe detto. Esatto. Salutiamo il nostro amico Alessandro Polite, e da Eurofon Radio è tutto, ci vediamo sul web. Ciao Alessandro, ciao a te, e tutto il resto è più difficile.